Credo, e lo metto anche per iscritto, che questo sia uno dei ristoranti più validi nella provincia di Milano. Adesso mi prendo tutte le responsabilità nelle parole che ho appena detto, ma io vi posso garantire che questo ristorante ha veramente un qualcosa in più rispetto agli altri. Imbruttiti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi racconterò di una mia esperienza vissuta esattamente l'anno scorso e non ho mai creato un video per raccontare questa esperienza culinaria, se così si dice, ma semplicemente avevo fatto delle stories su Instagram. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella così da rimanere aggiornati su tutti i contenuti. Inoltre seguitemi su Instagram proprio perché nelle stories provo spesso nuovi prodotti, racconto esperienze, visito ristoranti e quindi vi consiglio di seguirmi. Così da scoprire in anticipo tutte queste novità. Oggi vorrei parlarvi di un'esperienza che ho vissuto vicino a casa mia, perché si trova esattamente a una decina di chilometri da casa ed è un ristorante totalmente vegetariano e vegano che mi ha letteralmente lasciato a bocca aperta. Credo, e lo metto anche per iscritto, che questo sia uno dei ristoranti più validi nella provincia di Milano. Adesso mi prendo tutte le responsabilità nelle parole che ho appena detto, ma io vi posso garantire che questo ristorante ha veramente un qualcosa in più rispetto agli altri. Sarà anche perché è il più vicino a casa e quindi non devo farmi 200.000 km ogni volta per andare a mangiare qualcosa di vegano, oppure sarà la loro capacità di abbinare bene i sapori? Non lo so, però adesso vi faccio vedere quello che ho assaggiato tempo fa. Allora, come antipasto ho ordinato il cuscino di muschio, che è esattamente questo piatto qui che vedete, che è una tartare di funghi, barbabietola cotta 24 ore, fiori di sambuco agrodolci e cracker di polenta con semi di zucca. L'aspetto, oltre ad essere molto interessante, vi posso garantire che è uno degli antipasti più buoni che io abbia mai assaggiato. Sarà perché adoro i funghi? Non lo so, ma questo piattino era veramente delizioso. Siccome ero con Veronica e volevamo provare diversi piatti, abbiamo ordinato anche il secondo antipasto. Lei ha ordinato la laguna ai sette colori, che è esattamente questo piattino che vedete qui a lato ed è composto da tacco morbido di semi misti, crema di avocado e lime, olive essiccate, anacardo croccante, yogurt vegan, erbette aromatiche e salsa piccante. Allora, se proprio devo scegliere, il primo antipasto è quello che mi è piaciuto di più. Però devo dire che anche questo, avendo così tanti ingredienti molto particolari, stavano veramente bene insieme. E quindi questa cosa ha iniziato a incuriosirmi, perché io sono un po' per la tradizione, nel senso che mi piacciono le cose semplici. Mi piace la pasta con ragù, mi piace la pasta al pomodoro, mi piace la pasta con le patate, non so se l'avete mai assaggiata, ma è veramente veramente buona. E quindi io sono sempre stato abituato a mangiare piatti semplici e soprattutto tradizionali. E quindi ho sempre pensato che tutti questi vari abbinamenti tra di loro fosse soltanto un modo strano di cucinare e che non aveva nessun senso per me. Invece, per la prima volta mi sono ricreduto e ho capito che ci sono tantissimi abbinamenti che, anche se sembrano completamente distorti, stanno veramente bene e quindi l'ho veramente apprezzato. Ma passiamo adesso ai primi piatti, perché anche per i primi piatti ne abbiamo ordinati ben due, totalmente diversi l'uno dall'altro. Il primo piatto che ho ordinato si chiama Appena sotto la doccia. Anche i nomi sono particolari e questa cosa mi ha fatto piacere perché c'è dell'originalità. Questo piatto è composto da ravioli verdi impastati con farina di piselli, ripieni di purea di piselli affumicati, brodo dolce di piselli criofiltrati, che non so neanche cosa voglia dire, però non mi importa. L'importante è che è vegano. Quando vado a provare dei piatti nuovi, non è che per forza devo capire come si fanno e che cosa c'è dentro alla perfezione. L'importante è che non ci sia lo zucchero, quando ci riesco lo evito, e soprattutto, come dicevo prima, che siano totalmente vegetali. E per completare il piatto, c'è dell'olio alla menta e semi di zucca. Devo dire che questo piatto era veramente interessante e soprattutto io i ravioli li adoro. Si fa davvero difficoltà trovare dei ravioli ripieni, veramente buoni e soprattutto totalmente vegetali. Ma passiamo subito al secondo piatto perché si chiama Gli specchi sulle risaie ed è esattamente questo piatto che state vedendo a fianco a me ed è composto da riso carnaroli cotto alla perfezione con ingredienti di stagione. Ecco, su questo piatto
Sarà perché non sono un grande amante del riso, sarà perché comunque è un riso alle verdure e sinceramente non è che ne vado proprio pazzo, sarà che comunque, come dicevo, il riso non mi fa impazzire, sarà per quello, perché a Veronica piace molto il riso e questo piatto le è piaciuto parecchio, quindi chi sono io per giudicare questo piatto? Nessuno, quindi semplicemente posso dire che ho preferito l'altro primo piatto. Ma passiamo direttamente al primo secondo piatto, che si chiama l'infinità del deserto. Questo piatto è composto da falafel di ceci con spezie e prezzemolo, serviti con maionese vegana, salsa di barbabietola e yogurt veg, l'hummus al limone e insalatina con citronette. Esattamente citronette non so cosa sia, ma adesso me lo vado a cercare su Google. Posso dire che questi falafel sono uno dei più buoni che io abbia mai assaggiato. Non esattamente buoni come quelli mangiati al ristorante libanese. Vi lascio qui sotto il video che ho fatto al ristorante libanese perché ho assaggiato dei falafel più buoni che io abbia mai assaggiato, appunto. Il secondo piatto che ho assaggiato è il tramonto sull'Ayers Rock. Ed è composto da bistecca di barbabietola cotta per 24 ore, marinata e abbrustolita, servita con salsa tartufata, insalatina condita con olio e vinaigrette ai frutti di bosco. Ecco, questo piatto mi ha veramente sorpreso, perché innanzitutto non avevo mai assaggiato una bistecca di barbabietola, perché tutti conosciamo i vari prodotti che cercano di somigliare alla carne, ma composta totalmente di barbabietola non mi era mai capitato, e soprattutto mi aspettavo che fosse una bistecca totalmente dolce, e invece mi ha sorpreso, perché aveva il giusto bilanciamento tra dolce e salato, e questa cosa mi ha lasciato veramente senza parole. Ma d'altronde, dopo tutte queste cose che ho mangiato, perché ero veramente sazio, non potevo non concludere la cena con un bel dolcetto, e quindi ho deciso di ordinare questo che vedete qui a lato. È una sacher con cioccolato Varrona e confettura speciale 100% albicocca, e a fianco le due palline sono di gelato alla fragola. Come sapete non sono un grande amante dei dolci, però in questo caso devo dire che mi è piaciuto molto. Io vi consiglio vivamente di visitare questo ristorante, anche questa volta, come lo dico spesso, non mi paga nessuno per parlare bene di un ristorante. Sapete bene che se io mi trovo male, sono il primo a dirlo che mi sono trovato male, e semplicemente non mi sembra giusto neanche dirvi o suggerirvi un ristorante piuttosto che un altro soltanto perché mi dà 4 soldini e poi andate lì, vi trovate male e poi ve la venite a prendere con me. Quindi semplicemente quando parlo di esperienze o di prodotti validi o semplicemente di esperienza all'interno dei ristoranti, lo faccio per mia pura voglia di raccontarlo. Io non so più che altro dirvi, vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella così da rimanere aggiornati su tutti i contenuti. Tenetevi forte perché a breve usciranno tanti altri contenuti uno dopo l'altro, e soprattutto alcuni di questi potrebbero interessarvi parecchio. Noi ovviamente ci vediamo, come al solito, in un prossimo video. Inoltre volevo ringraziare e complimentarmi con i ragazzi che si sono occupati del servizio a tavola, perché erano veramente bravi, professionali, super seri, non invadenti, quindi a mio avviso conta molto anche quello, non soltanto il cibo. Bravi.